Si è parlato di diplomazia culturale, dell'importanza che riveste per il rientro dei beni in esilio venerdì 25 gennaio nella sala Ipogea della Mediateca Montanari, durante l'incontro che ha visto la partecipazione di Stefano Alessandrini, collaboratore del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'elaborazione di documentazioni e relazioni tecniche su beni archeologici ed artistici trafugati, che ha presentato il suo libro La diplomazia culturale italiana per il ritorno dei beni in esilio. E di Daniele Diotallevi, già funzionario storico dell'arte del Ministero per i beni e le attività culturali e docente di legislazione dei beni culturali. Un incontro molto interessante e vivace, introdotto da Valeria Patrignani, responsabile dei servizi bibliotecari del Comune di Fano, che ha ribadito l'importanza di questo appuntamento culturale per la nostra città. Un libro manuale, quello di Alessandrini, leggibile da tutti, anche dai non addetti ai lavori. Un volume diviso in tre parti, a cominciare dalle origini della diplomazia culturale in Italia, fino ad arrivare ad uno sguardo al futuro e alle questioni aperte. Alessandrini, con grande precisione e dovizia di particolari, ha mostrato ai presenti, grazie a delle slide fotografiche, alcuni dei beni di grandissimo valore trafugati, non da ultimo la vicenda dell'Isippo, che rientra a pieno titolo tra le razzie di beni culturali che ormai hanno fatto storia. Alessandrini ha spiegato agli intervenuti l'importanza della diplomazia culturale di cui si avvale lo Stato per il recupero dei suoi beni trafugati sparsi per il mondo e delle numerose trattative in merito. Straordinari capolavori dell'antichità sono rientrati nel nostro paese, contribuendo a ridestare l'interesse del pubblico per la tutela del nostro patrimonio artistico e per la lotta al traffico illecito dei beni archeologici italiani. Alessandrini ha infatti mostrato ai presenti alcune fotografie di straordinarie opere recuperate, quali ad esempio il vaso di Ofronia rubato da Cerveteri e recuperato dopo 43 anni di assenza grazie a un intenso lavoro di squadra, o il tesoro di Morgantina, solo per citarne alcuni.